Ciao ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games. Un'altra inquadratura con la webcam appena, da poco acquistata, appena no, perché è arrivata una domenica. Servizio Amazon è efficiente anche la domenica. Però detto questo, ci saranno appunto alcune novità di riorganizzazione della postazione di gioco. Oggi giovedì postiamo, come è previsto nel palinsesto, che se non l'avete visto vi invito a riguardare un inizio, cioè un episodio di Tennis World Tour. Come ho detto appunto, intanto prendiamo A, come ho detto nel diciamo la presentazione del palinsesto di settembre del canale PG Passione Games, mi piace mettere mi sta, diciamo, mi è venuta l'idea di mettere appunto anche l'episodio riguardante questo gioco perché oggettivamente ho visto che la partita fatta con un'amica, che è uno degli ultimi post, uno degli ultimi video postati relativamente a questo gioco, ho partecipato oltre e non di più, ha avuto un buon successo. Mi sembra sia il video più visto del canale. Allora ho detto, perché non farci torneo, almeno presentare, postare e presentare nel palinsesto anche un episodio di questo gioco. Ok, bene. Allora, io oggi inizierei o la carriera o l'accademia, però io direi così, perché qui c'è tante cose, qui vedete c'è carriera, accademia, poi gioco online, ma questo online no, gioco match veloce in modalità locale, no. Il mio giocatore e poi allora io direi incomincerei la carriera. Vediamo un attimino. Allora, ovviamente abbiamo crea un nuovo giocatore, massimo 20 o livello 1, Federico Pompei o Federico Pompei livello 5. Non so cosa vuol dire. Io direi che ho preso Federico Pompei livello 5. Allora, 15 maggio stagione. Però scusa, volevo vedere un attimo se riuscivo a prendere uno nuovo. Io cominciamo con quello più scarso, dai. Andiamo con lui. Ok. Sfida. Allora, durata del match abbreviata. È possibile giocare il match senza ritirarsi. Durata del match abbreviata, sfidante. Professione realistica. Durata del match realistica. È possibile giocare il match. Nessuno che fa. Io direi sfidante. Dai, cominciamo così. Perché altrimenti si va al manione. Stagione 1 gennaio. Quindi si ricomincia da zero. Non so come mai forse un po'. Benvenuto nella metà carriera di Tennis World Tour, gioca nei tornei ufficiali, ti permette di raccogliere punti per scalare le posizioni in classifica fino a raggiungere il gradino più alto del ranking. Bene. Cerca di non strafare con viaggi in me, con viaggi in match troppo lunghi, a distanza reale, usa il riposo per ricordare la forma fisica, con una corretta gestione della forma eviterai infortuni che potrebbero rallentare la tua carriera. Ok. Tanto appunto con questa webcam nuova vedete un pochino la mia postazione di gioco e alcune volte anche postazione di lavoro, perché bene sia anch'io lavoro, vabbè, come un po' tu. Ok, dai, allora qui c'è un po' di cosettine. Arca Open, servizio, esibizione, corsa atletica e riposo. Io essendo un po' non so cos'è, bonus servizi, questo no. Allora, un torneo ufficiale che permette di guadagnare punti per ranking test. Vai, facciamoci sto torneo, vediamo un attimino. Conferma, Tobias livello 3, noi siamo centesimi, allora superficie, siamo in Canada a Vancouver e 7 match 1, avvia il match. Dai, vediamo un po' cosa succede, vediamo un attimino quanto sono lunghi questi match e poi appunto in base a quello valutiamo, intanto sta caricando, valutiamo appunto la durata del video. Sapete, chi segue il canale lo sa, comunque io non prediligo i video troppo lunghi, quindi 20, massimo mezz'ora. Poi ci sono alcuni video di PES che durano una, però Che oggettivamente primo qui turno! cerchiamo. Non Vabbè, sto più dai. nella pelle, non Ok. vedo l'ora che cominci. Dai. Vediamo, tanto molto abituato. Si vede anche un po' la pancia forse. Non c'ho le cuffie, quindi mi vedete senza cuffie. Anzi, facciamo così, mettiamoci le cuffie. Visto così dove sono anche così sento molto meglio.
Eccoci. Oh, sente molto meglio e poi anche più professionale, quindi, dai, noi siamo di colore, quindi non ci direte razzisti e giochiamoci questa partita, dai. Ai ai ai, si comincia subito bene. Ovviamente siamo con un giocatore di livello 1 e quindi che avete visto magari con l'altra partita che ho fatto, dove ho giocato con un altro giocatore ovviamente che aveva delle caratteristiche più forti del nostro. Non sono riuscito a cambiare il nome di, volevo dargli appunto Olmaron o PG, comunque vabbè, non cambia nulla, non ci sono molte personalizzazioni, eh. Ai ai! Oh, porca miseria! Bisognava osare per tirare un dritto come questo. Sì, ha usato. Anche l'avversario non è che sia un grande giocatore, però. Out! Meno male, vai. One ball. Ero già spiazzato. Arriva davvero ovunque. O boia. Ciao. No, ho sbagliato. Ma poi è lento lui, eh. Mamma mia, com'è lento. 3-1. Addio. Troppo prevedibile. Avete visto il rovescio? Sì. Perfetto. Ci ha spappolato, ragazzi. Ho visto sì il rovescio. È troppo prevedibile, mio ragazzo. Allora. Dai! Lentissimo. Di spalle per tirare. Madonna, ragazzi, ci sta spappolando. Ora ci va 6-1. Sì, eccoci, andiamo a guardare. Che sfoggio di bravura la battuta. 6-1. Ragazzi, fermo. Il rovescio mi entusiasma sempre. Ci siamo. No, facciamo schifo, eh. Strano, perché è il giocatore che fa parecchio schifo. È forte, eh. Out. Cioè, i punti si fanno solo perché lui sbaglia. Seven, che non sia una grande cosa, però. Perché lui sbaglia. Non è punto, ovviamente, è però. Dai, recupera posizione. Recupera. Vai, vai. Out. Ho detto, si fa punti perché lui sbaglia. Un punto che si fa a noi, no? Out. Meno male, vai, sbagli. 7-4. Out. Questo dritto finisce fuori. È mancato un po' di controllo al colpo. Non dico niente, eh.
Vai caso io. Bello. Una bella partita. Imprendibile. Avrei preso la palla match. Adesso a 10 ci spappo. Dai, con calma. Porca miseria. Non avrebbe meritato questo set. Come no? Come sì che se l'avrebbe meritato? Si è perso? Eh sì, l'abbiamo perso. Ragazzi, abbiamo perso il primo torneo. Abbiamo preso l'ultimo livello 2. Torneo avanti puoi accedere alla pagina del tuo giocatore per assegnare il primo punto. Abilità e cominciare a personalizzare il gioco. Abbiamo perso, quindi diciamo il match finito. Tobias 300. Ok, andiamo avanti. Un punto di archetipo, livello 2, livello 1, 2. Abilità sbloccata. Equipaggiamento sbloccato, berretto superiore. Quindi il nostro amico non è più a testa nuda. Allora, prima l'abbiamo fatto, cioè il servizio o l'esibizione. Il servizio è un bonus servizi per incrementare la forma. Se no c'è esibizione, è un'altra partita, ma facciamo un po' di servizio. Sì, questo episodio, c'è già 10 minuti, facciamo anche un pochino, diciamo, di tecnica, no? Di tutorial, chiamiamolo così, quindi lobby, servizio, lì, corpo piatto, corsa, dritto, preferenze volevi, abilità, ok. Continuiamo. Allora, qui ci si allena un po'. C'è tutti i bersagli con siso piatto, c'è tutti i bersagli con siso tutta, glitch e potente. Va bene, allenatore, ti ho preparato 6 esercizi. Allora, vediamo quanto può durare, perché non mi ricordo facendolo, che non è facilissimo, Fallo. Doppio fallo. Bisogna metterlo lì, non è facile perché non riesce nemmeno a spostare. Vedi? Ho preso. Dopo. Ma questo è un casino. No. Non lo so. È un casino. Un servizio piatto, bisogna l'obiettivo. No, sinceramente è un casino questo. Caso, eh? Vabbè, ragazzi, noi riprendiamo, abbandono l'allenamento, poi alla fine oggettivamente si conferma, perché oggettivamente abbiamo già fatto il servizio. Allora, qui c'è la selezione, facciamoci premio vincitore, poi c'è corsa atletica, vediamo cos'è questo, vediamo cos'è la corsa atletica, perché magari nel prossimo episodio vediamo, cerchiamo di capire. Allora, agilità, volley, tracking, è la fine della parte. Magari nel prossimo invece si farà un'altra partita. Allora, allenatore, conferma. Ti ho preparato una serie di cose. Ribatti 20 palle per superare l'obiettivo. Ok. Questo è forse più utile. Si allena un po' così. Vai.
Troia. Eh no. Addio. Vai Ambera. E via più una, ecco. Vai. Bravo. Ah. Allora, fai Amberina, questi allenamenti, di più più uno. Ragazzi, si sta facendo una meschina figura. Più scarso di lucere. Dai. Chi deve valere? Allora, se ne piglia una. Ma dai, ma pigliane una, oh. Ehi. Via, ci siamo. Obiettivo raggiunto, ma con tanta, tanta difficoltà. Ok, hai superato l'esame, bella giocata. Sì, hai superato l'esame. Allenamento, per i primi mesi 10 c'è lì. Oh, qualcosa si è fatto, dai. Ok ragazzi, diciamo che c'è trekking e volley. Volley cos'è? Agilità. Ma si è già fatto, buona agilità. Se sei esercizi che pulisce bonus per due mesi successivi. Vediamo cos'è e poi dopo magari no, ma l'abbiamo già fatto. Volley, agilità abbiamo già fatto. Volley cos'è? Volley, allora, sei esercizi pratici per volley. Centra i bersagli con volley per superare gli obiettivi. Questo è casino, eh. Sì, questo è un casino. Vediamo un attimo. Dai, proviamoci. Ah, no, è giusto. Sì. Ah. Ragazzi, torsolo. Ma è più forte. Mamma mia, tutte e cinque dei beccali. Perché ti ripiano? Non mi fai male la palla, eh? Oh. Ma non mi fai male la pallina? Mamma mia, torso. Ah, la la la. Ah, la la la. Volgare. Ah, c'ero quasi. Ah, c'ero quasi. Si è troppo lungo. Sì. No. Ha delle abilità. Forse è sottolese. Andiamo sottolese.
devo riprendere uno, poi questo allenamento, perché non dà potenza. Oh. Dio benedetto. E la che da testa. Porcella, eh? Vai. Ci sei messo la vita di un uomo, eh? Però l'abbiamo fatto. No, era basta. Abbandoniamo l'allenamento. Ok, ragazzi, io direi conferma. Io direi che abbiamo, diciamo, con Federico Pompei, ragazzo di colore, senza cappellino, però l'abbiamo vinto, di chiudere qui. Sono passati circa 20 minuti, quindi siamo nell'ottica del nostro. Allora, prossimo episodio, che ci sarà giovedì prossimo, continueremo appunto la carriera di Federico Pompei. Mi dispiace perché non so se si poteva anche cambiare il nome, o vediamo magari col tempo. Ragazzi, se vi è piaciuto il like, se vi è piaciuto il video mettete un like, se non vi è piaciuto mettete un pollice all'ingiù, speriamo di no, iscrivetevi al canale, chi ancora si è iscritto non si è iscritto, e per quelli nuovi cliccate sulla campanella, così il palinsesto ve lo godete tutto, perché vi verrà appunto fatto un avviso quando magari vi scordate, no, il giorno del palinsesto, ma la campanellina vi aiuterà con una notifica che vi avviserà. Ragazzi, mi sono un po' attorcigliato nelle ultime parole, però quello che volevo dire, ragazzi, iscrivetevi al canale, non vi costa niente e magari, che ne so, farete piacere al faccione. Al prossimo video, ciao!